venga io stesso squalificato. Penso che tra altri questo sia un sogno che si realizza, è un altro sogno per il quale e con il quale si riuscirà a fare tanto bene ai giovani della comunità della Mediterranea. Penso che chi vede lontano si accorge, guardando vicino, che le persone attraverso questa formazione integrale possono diventare sempre più e sempre meglio persone, sempre più e sempre meglio cittadini, sempre più e sempre meglio capaci di trasformare il mondo, acquisendo fin da qui non solo le conoscenze e le competenze necessarie, ma anche quella capacità di stare insieme che, creando comunità, trasforma le comunità più grandi. San Paolo fa tre esempi: a correre con una meta, ci auguriamo che tutti noi si abbia chiara la meta; b non giocare a pugilato muovendo l'aria, cioè sapere dove assestare i colpi giusti; c fare le cose con perseveranza. È chiaro che la benedizione non è né delle cose né delle case, ma è delle persone, e con questa benedizione diciamo bene, cioè facciamo in modo che risuoni all'interno di questi locali il bene che in chi li ha progettati, in chi li ha sognati, in chi li ha pensati è sicuramente chiaro. Sono convinto che la gioia, la fatica, la disciplina che si vivranno in questi luoghi saranno funzionali a che la nostra Mediterranea sia sempre più e sempre meglio un servizio per il territorio e un servizio per la conoscenza che parte dal territorio ma si alimenta di universali. Grazie perché ci avete invitato anche per questo momento, e questo penso che sia il segno del fatto che l'attenzione ai nostri ragazzi è un'attenzione a 360 gradi. Sono sicuro che da questi luoghi nasceranno cose belle e cose di bene, così come adesso con questo semplice gesto ci auguriamo, ci proponiamo e chiediamo al buon Dio che avvenga. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giungere in tentazione, ma aiutaci a salvare. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi ad un fine di bontà e di grazia alle fatiche e ai progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi, destinati ad attività ricreative, accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi e gli studenti sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Il Signore sia con voi. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E grazie.